Io credo che è importantissimo, perché ricordare il passato è dare una lezione per il futuro, per non ripetere questi orribili tempi del passato. E per questo credo che è importantissimo continuare a studiare per le future generazioni, per i giovani. Naor Gilon, ambasciatore di Israele in Italia, è stato questa mattina a Teramo, nell'aula magna del campus, per partecipare all'apertura dell'edizione 2015 della Scuola di Storia e Didattica della Shoah, organizzata dall'Università degli Studi di Teramo e dalla Rete Universitaria Giorno della Memoria, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La Scuola di Storia e Didattica della Shoah, giunta alla quarta edizione, coordinata dalle Facoltà di Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione, è gratuita e aperta a tutti, ma rivolta principalmente agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. È un impegno sempre più forte nella formazione dei giovani, per una formazione non solo tecnico-scientifica e culturale in generale, ma per la formazione dei cittadini di domani. Oggi inauguriamo il corso di storia e didattica della Shoah e lo facciamo alla presenza di Sua Eccellenza l'Ambasciatore di Israele, perché è una presenza a cui attribuiamo per tanti motivi una grande importanza, una grande rilevanza, e siamo convinti che grazie anche alla presenza dell'ambasciatore si possa raggiungere un bel obiettivo. Credo che devo parlare dell'importanza del studiare il passato per il futuro, quello che ho detto prima, perché questo è importante che l'Università di Teramo ha deciso di aprire questo corso, che credo che dal punto di vista sociale, storicamente, anche per il presente in Italia, che ci sono problemi qui anche con immigrazione, con economici che arrivano di quelli anche problemi sociali, che è importante ricordare il passato. Presente oggi all'università anche un altro ambasciatore. L'ambasciatore d'Albania sulla diversità linguistica. L'Ateneo di Teramo è convinto che la diversità sia un elemento di grande, grande ricchezza.